Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui sul terzo episodio di Tom Clancy's The Division. Allora, nello scorso episodio ci siamo lasciati dove eravamo appena, praticamente, dove eravamo appena arrivati a Manhattan. Io sono andato un po' avanti, dato che, come vi ho detto la scorsa volta, queste missioni erano già presenti nella beta, quindi mi sembrava un po' monotono riproporvele. Quindi ho salvato già la dottoressa. L'ho portato qui alla base operativa praticamente. E poi ho continuato un'altra missione dove dovevo salvare il tenente Roy Benitez. L'abbiamo salvato. Adesso dobbiamo andare a parlare e vedere cosa ci dice e attivare il dipartimento di sicurezza. E andiamo. Poi ci manca soltanto un'altra missione. Tanto telefoni che squillano qui. Il bello della live. Ok, andiamo. Parla con Roy Benitez. Dovrebbe Siete trovarsi la qui. base. Meglio tu che io. Ehi. Forza, vieni. Benitez ha rimediato un vero caffè. Sono passato davanti a quel che resta di Kermans. La nostra zona di competenza è da Midtown a Lower Manhattan, principalmente perché nessuno può lasciare l'isola, nemmeno noi. Il problema più grosso sono gli uomini, ne abbiamo pochi. Al momento la maggior parte dei quartieri è occupata e controllata da criminali. Rikers. Purificatori, bande Non urbane. ho uomini per difendere un isolato né per mantenere ordine e sicurezza. Quindi questi stronzi vanno in giro a prendere quello che vogliono e uccidere chi gli pare, perché noi non possiamo fermarli. Il che vuol dire che noi dobbiamo ripulire questi quartieri per recuperare cibo e medicine per i cittadini. Ah, non so. Una zona così grande. Tutti quei delinquenti. Non credo che possiate farcela da soli. Senza offese. Non vorrei lasciarvi in mezzo ai lupi. Capitano, noi siamo i lupi. Ok, beh, allora forse potreste convincere la divisione a mandare altri uomini. Per il momento dobbiamo accontentarci. Sto pregando i federali di controllare la mia città. Riceverai immediatamente tutte le informazioni. A presto. Buona fortuna. Ce ne vorrà. Vediamo un po' se ci fa fare qualche modifica. Ok, abbiamo praticamente. Per ogni dipartimento sono disponibili 10 potenziamenti. Le scorte del Dipartimento della Sicurezza sono utilizzate per costruire dei potenziamenti del Dipartimento. Quindi, solo per fare queste qui. Ogni potenziamento costruito fa avanzare la percentuale di progressi di un Dipartimento. Ok, dai, vabbè, questi qui conosciamo. Costruisci il primo potenziamento, ok. Ora sì che si ragiona, sei ufficialmente l'agente di riferimento per dare un tocco di classe a questo posto. Abbiamo una nuova abilità e un nuovo vantaggio. Eh sì, adesso andiamo a attivarle subito le nuove abilità. Questo che cos'è? Rinforza o riparo aumentando i danni inflitti e riducendo quelli subiti dagli alleati di esso. No, mi piace di più lo scudo. Vediamo i vantaggi. Aumenta del 10% l'XP ottenuti con le attività. Vabbè, buono. Buono. Ah, intanto, non so se avete visto, ho trovato praticamente girovagando per questa Manhattan delle armi nuove. E posso dirvi che ho trovato la mia perfetta combinazione al momento. Allora, abbiamo un fucile d'assalto, una mitraglia. No. Oh, un mitra. A me sembra più un mitraglione. Che è l'AUG A3 para XS. E praticamente gli ho moddato sopra un mirino laser piccolo. E poi stavo cercando un'ottica per prendere, almeno per mirare meglio. Poi io ho come arma primaria l'M4 della polizia, che è devastante. Infatti non vedo l'ora di trovarlo o d'elite o almeno d'alta gamma, che è ancora più potente. Però ovviamente avanzando nel gioco lo si trova. E questo qui invece l'ho moddato con il mirino ACOG 4X. Praticamente è un mirino zoomato. È molto preciso. Un'impugnatura inclinata. E basta, e quindi l'arma mi sta piacendo davvero molto. E intanto qui abbiamo trovato qualcosa. Impugnatura inclinata, vedete, per M4 livello 9. Andiamo a vedere. Se ce la fa me. Però mi sa che è già così. No, mi piace di più quella perché vedete, mi aumenta del 9% la precisione senza mirare e 9,50 di rinculo in meno, quindi andiamo così, di cattiveria. Ecco, cominciano ad arrivare inviti. Sta attento la
Ma a noi non ce ne frega niente. Continua così. Perché stiamo registrando, ragazzi? Ovviamente, perché sennò io gioco con tutti. Dai, 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 via, via, via. Allora, quest'oggi andiamo a fare la missione del In molti sfidano la sorte nella zona Dipartimento D. Tecnologico. Pochi ne escono vivi. Quindi andiamo a vedere il Dipartimento Tecnologico dov'è. Vorrei tanto unirmi a qualcuno. Dov'è il Dipartimento Tecnologico? Questo qui forse? Una delle Questo qui. nostre priorità più importanti è la corrente elettrica. La Andiamo. migliore possibilità per recuperarla è la linea che passa attraverso il gateway. Io Una sigla vorrei forte anche. guidata dal Facciamo parlare a generico questa qui. Rhodes è partita in missione. Non è uscito nessuno e le sue comunicazioni sono offline. Dacci la corrente e recupera Rhodes. In quest'ordine. Una cosa è importante, l'altra è vitale. Ah, mamma mia, Freilau. Volevo dire, ovviamente questa missione la giocherò in compagnia se trovo qualcuno. Farò il matchmaking perché da solo. Il tuo livello di. Il livello di un tuo equipaggiamento è basso rispetto al tuo livello attuale. Ottieni nuove attrezzature. Eh sì, e qual è? Mi sa la salute. Vediamo. O la salute o l'abilità. Non lo so, sinceramente. Situazione relea ausiliario. Bersaglio acquisito, piano sotterraneo 3. Piano sotterraneo 3 addirittura. Noi nel frattempo ci avviamo, che se troviamo qualcuno. Oh. Io ti sparerei in testa, pezzo di merda. Ok, fuori uno. Guardate io come muoio subito. Oh, ma quanti cavolo ne siete? Ecco, qui ci voleva un amico almeno. Vai via. Subito, fuori uno. Ah, cambiamo arma, vi faccio vedere subito questa che è devastante. Tam. Bam. No, no, ehi, ehi. Medico. È troppo devastante quest'arma. Il mirino però non va. Guardate, guardate. Oh. La prima orda di nemici l'abbiamo fatta fuori. Non c'è nemmeno una munizione qui. Ok. Guardate il mirino. Pam. Qui mi segna qualcosa in rosso. Cos'è? Grimaldello. Apriamo, vediamo cosa ci dà questa cassa. Ginocchiere balistiche, saccheggia, saccheggia tutto. Vediamo se ce le possiamo mettere. Ah, sono più forti. 101% di salute. Teniamoci quelle che abbiamo. Ma qual è l'arma che è bassa? Se non mi dici qual è l'arma, non posso nemmeno potenziarla. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. No, dai. Oddio! Che essere sei tu? Con lo scudo, lo stronzo. Pare che Rhodes sia un po' un'incognita. Ha le abilità che ci servono, ma è un po' bizzarro. Che è un eufemismo per dire che è un idiota paranoico. Sta ancora cercando qualcuno perché ci possa aiutare.
Mamma mia, che vista acuta! Quest'arma fa il culo comunque. Troppo forte. Oh! Oddio! Quanti ne sono? Due? Ok, concentriamoci. Ah, tu sei morto praticamente. Fuori uno. Ok. È morto da solo quell'altro. Dai, qualcuno che si unisce. Ma è possibile che nessuno gioca questa missione? Abbiamo dati che indicano la presenza di più squadre di purificatori. Vogliono bruciare l'infezione e chiunque cerchi di fermarli. Fa attenzione. Ecco. No, è molto... molto positiva. Oddio. Allora dobbiamo trovare un punto per attaccare. Esplodi. Boom. Ah, vedete, c'è un alleato sopra. Sì, grande lui. Fai fare tutta me la missione. No, comunque questo gioco mi sta piacendo molto. Anche il fatto di livellare, che devi livellare per... perché adesso io sono arrivato a livello 14, sto andando bene, riesco a ammazzare più facilmente, ma prima era impossibile. È qui dietro? Ah, beh, quello lì è sopra, è inutile aspettarlo. Vabbè, gliela finisco io la missione. Vado con calma almeno. Me ne arriva pure lui. Non sono riusciti a finirlo prima dell'influenza del dollaro. Del resto, i lavori a New York sono sempre in ritardo. Checkpoint. Attiva il relè. Andiamo. Bellissimo. Ora sicuramente arrivano i nemici perché abbiamo attivato il relè. Chiunque abbia acceso la luce, o sei della JTF o hai sbagliato strada. In ogni caso, grazie. Sono Fei Lau, mi inserisco. Stiamo mandando un aiuto, Roots. A chiunque sia qui, andate alla stanza del relè secondario e quando vedete i cadaveri, mettetevi subito le maschere. Altrimenti, siete morti. Troppo bello, ragazzi. Intanto il mio alleato... scendo dall'area contaminata. Il mio alleato non viene. Ecco i purificatori, figli di puttana. Dai, dai. Mori. Mori. Mori pure tu. Oh, grazie alleato, è arrivato, siamo in due. Sei arrivata a missione praticamente quasi finita. Vieni. Ok. Attiviamo il relè secondario. Perché mi servirà il vostro aiuto. Possiamo fornire tutto l'aiuto che ti serve. Bene, perché ho bisogno che scambiate qualche relè. No, che mi... cosa significa scambiare qualche relè? Zona contaminata, andiamo. Siamo due livelli 14, quindi dovremmo aver... dovremmo averla vinta facile. Però ovviamente... oh,
Mamma mia, che duo. Mamma mia, ragazzi, che duo. Dove vai, scusa? Mi segna un nemico qui, però non riesco a vederlo. Ah, eccolo, eccolo. Metti la testolina fuori. Ricollega il quadro elettrico, andiamo. Vai, bravissimo. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Ah, ma se spari ai quadri elettrici... Non lo sapevo. Via, 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 via. Esplodi, esplodi. Guarda, sta funzionando. Niente più perdite di corrente verso la Manhattan bassa. Con un altro paio di mosse simili, siamo a posto. Sono qui. Senza mirare. Mettiamo questa calmirina un po' più decente, va. Ok. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Riforniamoci. Gli spari eravate voi, giusto? Immaginavo. Credo che qualcuno vi abbia sentito. Ma va. Oh mio Dio. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Attenzione, ingresso in un'area contaminata. Atomic, vieni qua. Vai col rinculo dell'arma, maledettissimo rinculo. Ok, ricarica. Vedete quello lì dietro che sale? Ole! Oddio, quello è l'elite. Non mi fai paura. Anzi, addirittura sai cosa faccio? Ti uccido con la pistola. Ok. Mamma mia! Affacciati, 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 affacciati. Ah, c'è un altro lì dentro. Dai. Ah, vai, abbiamo un altro agente, via. Mamma mia, che spavento. Ok. Metti fuori la testolina, metti fuori la testolina. Via. Ecco un altro stronzo. Ragazzi, scusate queste fasi di silenzio, ma bisogna essere super concentrati, ok.
Poi quest'arma ha molti colpi. Colpi, colpi in canna, via. Andiamo? Devo stare un po' attento, perché qui ce ne sono tanti. Uscita dall'area contaminata. Oh, raccogli. Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Coprimi. Lascia, lascia, lascia. Ma brutti stronzi. Vado, quanti ce ne sono? Via, 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 via. È arrivato anche il terzo. Vai, vai, mettili tu, vai. Noi ti copriamo le spalle. Bellissimo, bellissimo giocare in compagnia questo gioco. È troppo, troppo bello. Beh, porta i componenti, portali tu i componenti, ti copriamo noi. Dai, sono... Dai. Nessuno che li prenda, ovviamente. La missione è incentrata sul portare i componenti elettrici e loro non li portano. È giusto così, ragazzi, è giustissimo. Sì, scusami, vado piano perché devo andare piano, non mi fa correre. Ok. Mamma mia, però ogni missione di questa dura un'ora. Ci siamo. Spero che tu ci veda al buio, perché mi servi nella stanza di controllo per chiudere la questione. Prima usciamo da questa cazzo di cripta, meglio è. Questo sarà un mega episodio. Ehi, un secondo. Ragazzi. Ecco, me la vedo male. Hanno dei generatori di gran lusso. Sandy deve aver insegnato una lezione a quelli del budget, perché queste bellezze resistono a tutto. Sono un casino da riadattare, ma forse ci va di culo. Ci deve andare di culo. Chi l'avrebbe detto? Funziona. Però bisogna vedere dove arrivano i nemici. Merda. Che cazzo? Ho capito, non è che possiamo fare tutto noi. Dai, dai. Provo a mettermi qua con lui. Ringraziamo il nostro alleato che ci sta curando. Ancora questi stronzi sul serio. Grande il mirino che mi fa avere una visione più. No! Ehi, 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 gemma, gemma. Usiamo questa, va. È leggermente più devastante. Vai, via, 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 abbiamo fatto, abbiamo fatto. Sopravvissuto, scuola per una colpa alla testa. Ancora! Guarda adesso come se ne scappa questo qui. Dai, che non fanno niente, sono innocui. Sono innocui. Però se ti copri forse. Ok. Abbiamo un altro lì.
Questa modalità dovrà aumentare i danni. Ok, fatto. E tu hai rotto le palle. Trovate qualcosa. Non abbiamo nessun altro sul posto. Allora sono i purificatori, io sono fottuto. Ancora purificatore. Dove stanno? Dove sono? Eccoli! Oh mio Dio! È un qualcosa di devastante quell'essere. A stronzo. No, no, no. Oh. Ok, ok, ok. Ammazziamo tutti i suoi alleatucci. Cazzo. Oh, essere immune di merda, ma vaffanculo. Con noi esplodi male. Io devo fare questa missione da solo. Aiutami, 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 aiutami. Grande, grande. Ragazzi, quest'oggi è episodio extra, extra, extra large. Mamma mia. Gran bella missione, gran bella missione. Per me è un po' difficile perché devo fare dei tagli ogni 15 minuti. Però dovremmo aver finito la missione. Sembra che la rete elettrica sia diventata instabile. Grazie a te siamo di nuovo in pista. Roz sta già tornando, quindi non serve scortarlo. Ci vediamo quando arrivi. Ok, siamo arrivati. Parliamo con questo Paul Rhodes. Quindi abbiamo sbloccato il dipartimento medico, dipartimento di sicurezza e dipartimento tecnologico adesso. Corri, corri. Andiamo qui. Abbiamo rimesso in sesto la divisione, praticamente. La base operativa l'abbiamo rimessa in sesto. Ehi, non amo le smancerie, ma mi hai aiutato, quindi grazie. So che da me vuoi più che un ringraziamento per avermi salvato il culo. Un salto di qualità per questo posto. Standard governativo, eh? Vedo che il livello è ancora talmente basso che non crea problemi neanche ai bambini. Se vuoi la qualità, scegli il privato. L'ho imparato a Bassora. Già, la città non va avanti solo con le buone intenzioni. Corrente, acqua, tutto il necessario. Ci hanno già provato prima. Alcuni dei vostri sono scomparsi quando è scoppiato il casino. Ho delle teorie al riguardo. Quando sei fuori a riattivare la corrente, dai un'occhiata, vedi cosa scopri. Magari è stato il virus, o i bruti, oppure si è aperto un buco al centro della città e sono stati tutti risucchiati. E chi lo sa? È già successo. La città si è presa mia moglie. Sono vivo per miracolo. Si dice che un pessimista è un romantico disilluso. Beh, chiunque l'abbia detto è un coglione. Vai, vedi che riesci a scoprire. Ti dirò cosa collegare. Non farti mangiare anche tu da questa città. Non ti preoccupare, Rhodes. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, seguite questa serie. Non so se farò, come ho detto l'altra volta, un walkthrough, però seguite questi episodi perché il gioco davvero merita ed è bello. Se potete acquistatelo perché secondo me vi divertirete. Quindi al prossimo video un saluto da Gemma Gamer, ciao!